Siamo nel momento che precede le premiazioni e con il Press Team vogliamo salutare uno degli autorevoli ospiti della nostra giornata conclusiva delle trials di robotica all'ISIS Valdarno, Andrea Romei di Witex, punto di riferimento per quanto riguarda l'innovazione nel territorio. Ma Andrea, perché ci diamo del lei nelle interviste anche se ci conosciamo da tempo, le passo Sara Benucci che è la nostra giornalista per il Press Team in questa giornata conclusiva. A te Sara. La sua è una delle aziende in maggior crescita nel campo tecnologico e informatico, ma a che punto siamo con l'innovazione nel nostro territorio su questo punto di vista? Allora, il nostro territorio è un territorio fertile perché ci sono tantissime aziende oltre a noi che operano in questo campo. Noi siamo più sulla parte informatica, la parte dei sistemi delle aziende, e ci sono altre aziende che appunto fanno la tecnologia e il loro core business. Devo dire che il Valdarno è un'azienda molto prolifera in quanto a persone, a teste, anche se nel nostro settore, devo dire, ne parlavo prima con il professore, c'è una ricerca continua di sistemisti, di persone pensanti che operino in questo ambiente. Bene, grazie. E che effetto ha fatto vedere così tanti studenti che si sono avvicinati a questo mondo della robotica con questi robotic trials? Beh, è chiaro, siamo negli anni in cui questo è un mondo in continua crescita, lo vediamo ogni giorno, basta accendere la televisione, quindi è chiaro che i ragazzi si avvicinino sempre di più a questi lavori del futuro, ma che sono anche del presente, non solo del futuro. Va bene, grazie mille.